corso che stiamo facendo oggi è il corso per orientatori peer-to-peer, che va in abbinamento col corso per facilitatori peer-to-peer. In base alla nostra esperienza si è visto che può risultare utile avere questi ragazzi formati con competenze sia da mediatore sia da facilitatore, in modo da permettere un contatto più diretto che l'utente possa recepire alla pari e che ci possa permettere a noi che siamo poi orientatori professionisti o anche ai formatori in genere di aiutarci ad approcciare gli utenti che cercano un servizio di orientamento, aiutare a avere il primo contatto con l'utente che si rivolge a un servizio, a uno sportello, eccetera, perché hanno sia la competenza linguistica, in più hanno queste competenze perché conoscono il sistema formativo italiano, come approcciarsi al mercato del lavoro, come anche va fatto un curriculum, hanno padronanza di alcuni strumenti che gli abbiamo presentato durante il corso, che può permettere quindi di profilare la persona che hanno davanti e poi gli permette di indirizzarli a un servizio, diciamo, più fra virgolette avanzato, di secondo livello, che permette di dare poi assistenza completa alla persona che ha cercato aiuto. Il gruppo è eterogeneo, però sicuramente sono interessati e volenterosi ad apprendere. Poi quello che ne faranno nella vita dipende anche da quello che faranno dopo, dallo sforzo che loro vorranno investire per farlo diventare come OS un lavoro. Raga 2 penso sia stato il logico proseguimento al successo che aveva avuto il primo progetto, perché dava anche molta attenzione al lato umano, viene data molta importanza a quello che è il vissuto personale di ogni ragazzo. Penso sia una buona appendice del progetto originario, che dà possibilità ai ragazzi fondamentalmente, uno, di formarsi ancora di più e di acquisire conoscenze che risultano comunque utili, e poi ai ragazzi che magari attualmente stanno frequentando la scuola, a partire dalla scuola media, di fare delle esperienze che gli permettono di accedere poi più facilmente al mondo del lavoro.